Quella climatica è una vera e propria emergenza che ci pone l'obiettivo sfidante di tenere l'aumento della temperatura media globale sotto i 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, soglia indicata dagli esperti come punto di non ritorno. Ma gli effetti sono già attuali e concreti. Come sta cambiando il nostro territorio? Durante l'emergenza Covid-19 abbiamo inquinato meno e la natura si è riappropriata di alcuni spazi che prima erano occupati dall'uomo. Ora è importante ripartire, ma senza commettere gli errori del passato. È possibile far coesistere la produzione e i nostri normali ritmi con una maggiore sensibilità ambientale? Ritrovati a Future Forum, il domani inizia oggi. Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro viaggio verso il futuro e, come avete sentito, parliamo di cambiamento climatico e ambiente in questa puntata. Subito la linea a Udine, dove ci sono per noi il direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestiere, che intervista il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. Bentrovati e benvenuti all'ultima puntata. Oggi parleremo di una delle cose più importanti, l'ambiente. Presidente Da Pozzo, l'ambiente è tornato prepotentemente sul tavolo dell'attualità e anche le nostre aziende lo hanno capito, tant'è che molte si stanno evolvendo in questo senso. Lei pensa che in Friuli Venezia Giulia siamo pronti? L'ambiente sarà fondamentale nel post-Covid, sia sotto un profilo di politiche economiche europee, sia sotto un profilo di destinazione delle risorse finanziarie. Ricordiamo che il Recovery Fund è fortemente legato alle politiche ambientali. Ma qui noi in Friuli, questo lo sappiamo, abbiamo degli imprenditori che hanno nel loro DNA l'attenzione ai temi ambientali, anche nei settori più complessi. Voglio solo citare l'ultimo esempio, quello della Danieli, che realizzerà un impianto siderurgico ad altissima tecnologia con risparmi energetici molto importanti. Ecco, quindi questo binomio di un paese che punta ad una ripresa, una crescita, valorizzando quelli che sono i temi e le economie ambientali, penso che sarà un punto di riferimento estremamente molto importante. Le riflessioni del presidente Da Pozzo meritano certamente un approfondimento da studio. A voi la linea. Rientriamo in studio, saluto e ringrazio Cristina Pozzi, CEO e cofondatrice di Impact School, che ritroviamo anche in quest'ultima puntata. Saluto gli ospiti in studio, grazie per essere con noi ad Adriano Luci, presidente del gruppo Luci, grazie e ben trovato. E poi saluto e ringrazio anche Benedetta Terraneo, che è responsabile marketing di Mico, grazie allora per la presenza. E allora, scrittrice, ambientalista, giornalista, volto noto della TV, è a Tessa Gelisio che abbiamo chiesto una riflessione sul tema del giorno. Sempre più persone, soprattutto i giovani, sono attenti e sensibili alle tematiche ambientali. Siamo in tempo per invertire la rotta? Per quanto riguarda per esempio i cambiamenti climatici, gli scienziati ci dicono che se rimaniamo entro 1,5 gradi ci saranno delle conseguenze accettabili. Se invece l'aumento della temperatura sarà superiore ai 2 gradi, le conseguenze saranno veramente gravi. È chiaro che non si tratta di fine della vita sul pianeta, perché la vita andrà avanti, ma conseguenze negative per la vita, in particolar modo per l'uomo e la società a cui è abituato. Quindi prima cambiamo e più velocemente lo facciamo, meno conseguenze negative avremo. Quanto impatto ha l'uomo sull'ambiente? Perché in 2 mesi di lockdown abbiamo rivisto la natura rinascere. Questo significa, certo, che la natura ha una grande forza, ma lo sapevamo già, ma significa che l'uomo ha veramente un impatto enorme. Quindi appena l'uomo non c'è, oppure riduce il suo impatto, ecco che la natura torna a essere rigogliosa. È chiaro che ci dimostra ancora una volta di quanto siamo invadenti. Tutti noi dobbiamo e possiamo fare qualcosa, perché l'impatto che l'uomo ha sul pianeta è dato da
8 miliardi di azioni quotidiane, quindi cambiando le nostre azioni, piccole azioni quotidiane, cambiamo veramente il risultato finale. La green economy è un settore molto promettente dell'economia, innanzitutto è un long trend, un trend che quindi si avrà per molto tempo. Lo hanno capito benissimo le imprese, che infatti investono sempre di più in prodotti e servizi a basso impatto ambientale, perché sempre più consumatori li stanno richiedendo. È chiaro che questa riconversione green delle imprese e del mondo produttivo porta con sé anche una riconversione in chiave green di tutte le professioni. Sempre più green workers quindi ci saranno, e di sempre maggiori green worker abbiamo bisogno. Cristina, un altro tema di portata globale per il Future Forum. Certamente, un tema che abbiamo detto giusto in copertina è una vera e propria emergenza. Noi di Impact School di solito insistiamo molto sul fatto di usare il tema emergenza climatica anziché cambiamento climatico, perché insomma nelle sfumature piccole e grandi che ci sono nelle parole che utilizziamo poi percepiamo anche una realtà diversa. Greta Thunberg ha detto immaginiamo di avere la nostra casa in fiamme. Io dico, pensiamo di essere su una barca che sta affondando. Ci sono due cose che possiamo fare e dobbiamo farle entrambe. Da un lato buttare fuori l'acqua e dall'altro riparare la chiglia. Quindi oggi abbiamo necessità da un lato di trovare modo per adattarci a quelle che sono le conseguenze che già oggi sono visibili e che stanno e sono sotto gli occhi di tutti anche già nei nostri territori. E quindi bisogna avere una strategia per far fronte a queste cose, ma dall'altro bisogna iniziare a pensare veramente a lungo termine, perché si tratta di una responsabilità intergenerazionale che deve entrare proprio nella nostra mentalità, quindi nel nostro modo di fare impresa, di vivere, di lavorare, di comunicare, di viaggiare, di fare qualunque cosa che riguardi le nostre vite, perché poi l'economia e la nostra società di fatto sono cose che dipendono in maniera fortissima dall'ambiente, quindi prima prendiamoci cura dell'ambiente e tutto il resto sicuramente funzionerà meglio e saremo anche tutti più sani. Insomma, l'impegno e la responsabilità di tutti noi cittadini del pianeta Terra, e poi c'è il tema delle imprese che affronto subito partendo da Adriano Luci. Allora, il gruppo che lei rappresenta si occupa di progettare e sviluppare soluzioni integrate per l'ambiente. Quando vi siete posti la questione della sostenibilità e con quale approccio, con quale prospettiva? Ma noi abbiamo iniziato la nostra attività circa 40 anni fa nell'ambiente, quando ancora forse di ambiente in termini industriali non si parlava. E il nostro approccio è sempre stato di responsabilità, e quindi abbiamo sempre visto, diciamo, i nostri servizi, il nostro prodotto in un contesto che doveva rispettare l'ambiente. E abbiamo lavorato sempre in questo senso, con un forte senso di sostenibilità, perché credo che sostenibilità e responsabilità siano comportamenti personali di ognuno di noi, e quindi la cultura aziendale, la nostra cultura aziendale ci porta a rispettare l'ambiente cercando di fare sempre il nostro meglio, proponendo servizi che abbiano una logica. Ecco, coniugare la produzione con la sostenibilità richiede certamente visione e anche azione. Insomma, non si può solo avere idee e progettare, bisogna poi agire concretamente e passare ai fatti. Ecco, quanto è diffusa nel nostro territorio questa cultura? Lei dice bene, ci vuole visione. Ecco, dopo, oltre alla visione, bisogna avere la capacità di progettare, ma soprattutto progettare nella complessità e nella totalità del prodotto, perché pensare a un prodotto fine a se stesso, senza preoccuparci di cosa dovrà accadere poi, quando dovrà essere, o diciamo diventerà rifiuto o sarà da distruggere, credo che sia una parte mancante appunto delle nostre operatività. Quindi questa sensibilità non è diffusa, e questo è un vero problema. Noi dobbiamo divulgare una cultura in questo senso, che faccia sì che nel momento in cui pensiamo a un prodotto, pensiamo anche alla sua fine. Quindi, come si suol dire, dalla culla alla tomba. Coinvolgo nella nostra discussione Benedetta Terraneo, abbiamo detto responsabile marketing di Mico, azienda che produce Dinamica, la prima microfibra ecologica dalle elevate prestazioni. Allora, tutto è iniziato dalla produzione di un non tessuto per il settore dell'arredo. Qual è stata poi l'evoluzione e
quali sono stati i valori che avete posto alla base del vostro business? Allora, sicuramente i valori sono partiti sin dall'inizio, da quando insomma è stata fondata l'azienda da mio padre, e che in tempi forse un po' precoci aveva appunto ideato questo prodotto utilizzando rifiuti di plastica, quindi principalmente bottiglie di plastica e t-shirt derivanti da poliestere. Avevamo, diciamo, pensato che sicuramente il futuro sarebbe stato quello comunque di produrre però con responsabilità e con dei valori. E questi valori sicuramente adesso ci hanno premiato. Siamo partiti dal mondo dell'arredo per arrivare in realtà a un altro mercato, che era quello insomma a cui puntavamo, che era quello dell'automobile. E sicuramente negli ultimi anni il nostro prodotto è stato un prodotto vincente e che sempre di più viene richiesto in questo settore, proprio perché aggiunge dei valori positivi in quella che poi insomma l'economia o il business, il mercato della casa automobilistica che ci utilizza. Abbiamo, diciamo, negli ultimi anni rivestiamo diciamo probabilmente le auto un po' più blasonate dal mondo elettrico di Porsche con la nuova Taycan, ma abbiamo dei progetti molto ambiziosi con altri marchi di lusso, e questa è stata una crescita costante che è stata premiata soprattutto dal fatto che a differenza di altri prodotti concorrenti la nostra è una microfibra riciclata e certificata comunque da studi di vita. Rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile hanno sicuramente a che fare con la responsabilità sociale di impresa, ma possono essere anche fattori strategici per creare valore? Sicuramente, perché adesso diciamo i fattori che vengono messi poi su una bilancia non sono probabilmente solamente il fattore del lusso, il fattore economico, ma sicuramente i valori e la storia che un'azienda può apportare e diciamo anche per elevare altre situazioni. È un progetto molto bello che ci porterà a quella che viene definita climate positive, con la riqualificazione di boschi non solamente nel nostro territorio ma un po' in tutto il mondo. Grazie, volevo fare un ultimo passaggio con Adriano Luci, perché il vostro gruppo è testimonial di un cambiamento culturale che ha portato anche alla nascita di un nuovo percorso di studi all'Università di Udine proprio per la sostenibilità ambientale nell'ambito dell'industria. E allora questo è fondamentale. Quanto conta in questo processo il fatto che ci siano delle professionalità formate ad hoc? Sì, è molto importante, perché siamo in un mondo che si evolverà sempre più, ma nell'ambito delle competenze. Credo che formare i nostri giovani gradualmente per portarli verso un percorso che veda la green economy come un'opportunità non solo di mercato ma anche di vita, credo che sia molto, molto importante. Quindi noi siamo onorati di partecipare a questo progetto dell'Università di Udine e speriamo di poter dare il nostro apporto, che è un apporto che vuol partire proprio dai giovani, perché penso che la formazione sia il primo elemento che ci consentirà di cambiare le cose. Formazione e energia dei giovani, e queste saranno sicuramente le sfide che ci aiuteranno a lavorare meglio sul mercato e ad affrontare i temi così importanti, come ho sentito in premessa della nostra trasmissione, e affrontati nel modo corretto, proprio perché l'invadenza dell'uomo in questo momento sta creando determinati problemi. Quindi dobbiamo avere quel senso di responsabilità che ci consenta di lasciare il paese così come l'abbiamo trovato. Forse meglio. Grazie, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma anche alla fine di questa edizione di Future Forum e quindi di questa particolare ricognizione sul domani, con l'augurio naturalmente che questi spunti di riflessione che abbiamo condiviso possano essere utili e rappresentino davvero una mappa a disposizione di tutti per orientarci in quelle che saranno le prossime importantissime sfide che ci aspettano. Allora ringrazio la Camera di Commercio di Pordenone Udine, il suo presidente Giovanni Da Pozzo, per aver dato vita a questa iniziativa, per aver anche coinvolto Telefriuli in questo progetto. Grazie naturalmente a Impact School, che ha curato questa edizione, con la sua CEO Cristina Pozzi, che ci ha fatto da guida in ogni puntata in questo percorso. Grazie naturalmente anche al direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestiere, e a tutti gli esperti, a tutti gli ospiti che hanno dato un contributo fondamentale e prezioso a questa iniziativa. Grazie davvero.